tutti, bentornati. Ciao. Oggi abbiamo uno scatolone, quindi il video di oggi è su questo scatolone. Lo guardiamo tutto il tempo? No. No? Lo apriamo? Sì. Allora, questo scatolone ci arriva da Giochi Preziosi e dentro c'è qualcosa di morbido. Io già vedo qualcosa. È pelliccioso. Cosa c'è? Oh, oh, oh. Un cucciolo! Ma, allora, si chiama Little Live Pets. Very love. Ed è un cagnolino. Adesso Poi dici schiacciare il muso. Adesso sì, io l'ho già schiacciato, vi dico la verità. E adesso vi faccio vedere la cosa più tenerina dell'universo. Siete pronti? È adorabile. Ma quanto è dolcino. È carino. Un sacco. Allora, questo è un cagnolino interattivo. Adesso andiamo a vedercelo. È come un cagnolino vero. Ha 6 modalità di gioco. Ha un biberon. E adesso sarà sicuramente in modalità demo. Quindi noi adesso lo apriamo e andiamo a vedere le modalità in cui possiamo giocarci veramente. Da quello che so, dorme, mangia, respira e sta in questa bellissima scatolina a forma di trasportino, vedete? Quindi adesso Lara, sai cosa farei? Cercherei di aprirla senza romperla, in esatto. modo che magari la conserviamo come trasportino. C'è anche la maniglia, esatto. Che dici? Ok, proviamo a fare l'unboxing senza rompere la scatola. Bene, abbiamo staccato lo scotch con molta attenzione, cercando di non rompere il cartone, e procediamo. Ok, qui è venuto via un pezzo. Vediamo se riusciamo ad estrarlo, il cagnolino. Esce? No. Non esce. Aspetta, bisogna staccare ancora qui. Proviamo. Abbiamo fatta! Abbiamo salvato la scatola e tirato fuori. Bisognava togliere questo. Togliendo questo si usciva. Ecco il nostro cagnolino. Vediamo se riusciamo a continuare a toglierlo senza rompere tutto. Ma qui bisogna per forza staccare il biberon. Quindi vado, Ok. Lara, leva il biberon dalla carta. Io invece controllo come è legato il cagnolino. Qui c'è dell'altro scotch. E l'abbiamo tirato fuori finalmente. Il nostro cucciolino già si muove. Dentro la scatola c'è questo pieghevole con le istruzioni e un biberon. E questo che è un certificato di adozione. Bisogna scrivere il nome del cucciolo, la data in cui lo avete adottato e poi scrivere il vostro nome, e c'è una promessa da fare come quando si adotta un cagnolino vero, ossia bisogna qua c'è scritto: prometto di coccolarti e prendermi sempre cura di te, darti tanti teneri abbracci, nutrirti e giocare con te ogni giorno, prepararti una cuccia amorevole dove riposare e dormire. Sono proprio le regole di chi vuole un cucciolo e vuole adottarlo. Qui bisogna firmare, bisogna mettere la data. Andiamoci a vedere le istruzioni. Allora, Very Love, istruzioni, il booklet, lo andiamo ad aprire. Allora, il cagnolino ha 3 modalità: spento, try me, cioè quando lo trovate nella scatola è in modalità try me, ossia provami, e la modalità on. Ok, adesso andiamo a mettere dalla modalità try me alla modalità on. Intanto ve lo faccio vedere. È molto morbido e apre le zampine, vedete, è proprio morbidino morbidino, non è un cucciolo di quelli rigidi. Tanto sì, carino. Lo mettiamo su on. Ecco l'interruttore. Lara, fallo tu. Bene, l'abbiamo acceso. Ciao. Buongiorno. Allora, prima cosa che abbiamo capito è che se lo tocchi sulla testa, lui adora prendersi le coccole. Quindi ha un sensore sulla fronte per essere coccolato. Poi ha un altro sensore sul nasino. Se gli andiamo a toccare il nasino, lui ci snifferà. Ancora? Dà pure delle leccatine. Allora, e certo, con questa lingua. C'è un altro sensore sulla pancina, quindi se lo vai a grattugiare sulla pancia anche, farà dei suoni carini. Ah, come gli piace. Ah, si gode proprio le coccoline. Poi abbiamo il biberon. Quando ha fame bisogna avvicinare il biberon alla bocca e lui comincerà a succhiare il lattino. In questo momento non ha fame. Quando non ha più fame smetterà di ciucciare. Un'altra cosa molto 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 carina è che lui si addormenta. E quando si addormenta sogna e respira. Russa anche un pochino. Pronta?
Per farlo dormire basta metterlo su un fianco. Lui dopo un po' si addormenterà. Eccolo, sta già dormendo. Vedete, gli occhietti sono chiusi. Si vede che respira. Guarda la pancia. No, russa pure. E per farlo svegliare? Per farlo svegliare basta tirarlo su e fargli qualche carezzina sulla fronte. Esatto. E lui si sveglia. Allora, questa è la modalità attiva. Quindi se mi lasci seduto o piegato in avanti, ogni tanto richiamerò la tua attenzione. Quindi se lo lasciamo così, lui rimane in stand-by, ma ogni tanto farà un movimento o una abbaiata o qualche suono per richiamarci. Altra cosa molto importante, ha una medaglietta. Che ci puoi scrivere il nome. Esatto, in cui ci puoi scrivere il nome. Tu l'hai pensato già un nome per questo cagnolino? Ho deciso un nome. Dai, dimmilo. Ray. Ray? Con la Y? Sì. Ah, ma come scrive? Ma come il cagnolino di lui e Sofì? Sì. Si scrive Ray. Ray? Sì, Ray con la Y. R. A. Y. Oh, ben arrivato Ray. Quanto sei carino. Allora fa tantissimi suoni diversi, più di 35 suoni diversi, quindi è veramente molto è un gioco d'affezione, ma veramente molto carino. Soprattutto la cosa che mi piace un sacco è che è morbido. Lara ha avuto tanti animali interattivi prima di questo, ma erano diciamo un pochino più rigidi. Invece questo è morbido come un orsacchiotto, diciamo, però è vivo, cioè respira, fa tutte queste cose. Ma sei proprio carino, lo sai. L'ultima cosa che ci resta da fare è dargli da mangiare, però in questo momento non ha fame, mi sa. Perché io gli sto mettendo il biberon e non dice niente, però quando ha fame, mettendogli il biberon, lui praticamente comincia a succhiare il lattino. Insomma, Lara, ti piace questo cagnolino? Sì. È proprio carino. Vediamo se rientra nella cuccetta, prova un po' a vedere se rientra. Abbiamo conservato la scatola nel migliore dei modi. Entra! Adesso ci rimettiamo lo scotch in modo che magari questo pezzo lo tagliamo dritto. Così, vediamo un po' se così riusciamo. Così sarà sia una bella sì, cuccetta esatto. Da sportino. Vediamo se riusciamo a fare qualche modifica. Se io taglio qui così. Ecco qua, così è più liscia. Togliamo anche questi pezzetti sotto. Li smussiamo. No, questi c'hanno la foto del cagnolino, li lascerei. Ecco, qui abbiamo rimesso la maniglia, ecco qua si vede, ecco qui, e adesso dobbiamo richiudere questo con lo scotch in modo che il cagnolino può uscire ed entrare. Ma qui dentro ci possiamo buttare il biberon. Esatto. Esattamente. Così posso anche portarlo in giro. Mi sembra un'ottima idea da chiedere a Babbo Natale, quindi se dovete fare la letterina di Babbo Natale mi sembra veramente una cosa molto molto carina. Io so che noi abbiamo un cagnolino vero in casa, però magari non tutti possono tenere un cagnolino in casa, o magari siete troppo piccoli per poterlo gestire, per poterlo portare fuori, quindi magari potete avere un cucciolino come lui, perché appunto è comunque affettuoso, ma non è impegnativo come un cane vero. Un cane vero, ricordatevelo sempre, è un grande impegno. Allora cagnolino Ray, benvenuto tra noi, sei proprio carino, lo sai? Mi dai una annusatina, andiamo un po'. Dammi una leccatina. Una leccatina Lara? Adesso basta, sei stanco? Sì. Vai a dormire, dai ti metto a ninna, su. Ecco, mi metto sul fianco, dormi. Come russa. Vediamo un po' se fa qualche sogno. No, russa! Bene, il nostro cagnolino dorme, quindi adesso non lo disturbiamo più, quindi vi salutiamo e vi diciamo di tornare nel prossimo video. Quindi vi dico un bacio a tutti quanti, ricordatevi di iscrivervi al canale perché appunto avvicinandosi il Natale avremo tantissimi unboxing e tantissime novità relative appunto ai regali di Natale. Oh, ti ho svegliato con le coccoline, scusami. No, dormi piccolino. Bravo, dormi. E quindi ecco, non perdetevi neanche un video, mettete la campanella in modo che ogni volta che arriva un video nuovo avrete la notifica. Grazie a tutti quanti e ci vediamo presto. Ciao! Bow 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 bow.